Per me è molto importante essere tornato qui, soprattutto per un genovese come me che ha fatto tutta la trafila. È davvero un onore essere qua. Poi 2 anni di primavera era per me, cioè non ero ancora molto maturo, quindi fare la gavetta da C alla B è stato molto importante sia a livello calcistico che a livello umano. Mi ha cresciuto molto. L'ultimo anno a Palermo è stato un anno molto molto intenso, la prima parte di stagione è stata molto difficile per me, ho subito un infortunio importante che mi ha tenuto lontano dal campo molto, poi la seconda parte di stagione invece a livello personale è stata positiva perché ho giocato con più continuità. Diciamo che sono sempre stato, sono tuttora un giocatore offensivo, ho fatto in questi anni lontano da Genova ho fatto praticamente quasi tutti i ruoli, ovviamente a parte il portiere e il difensore centrale. Sono un giocatore duttile, di fascia e che mi ha adatto a qualsiasi esigenza tattica. E sappiamo tutti che mister Giampaolo è molto preparato sulla fase difensiva, sicuramente è un qualcosa in più anche per me e sono pronto a dimostrare le mie qualità in questo ritiro. Il gol con la maglia del Palermo è stato un'emozione indescrivibile. Diciamo che l'ho dedicato a mio papà perché per me lui è più che un padre, è anche un fratello. Io e lui abbiamo un rapporto eccezionale, quindi appena ho visto che la palla è entrata in rete il mio pensiero è andato subito a lui. Cioè anche quando sono andato in prestito fuori l'obiettivo era ritornare qua, quindi appena c'è stata la chiamata era molto contento per me, lo sono anch'io e ora cercherò di dimostrare il mio valore. Lo scudetto degli allievi nazionali è stato qualcosa di unico, indescrivibile. Sì che ero ancora molto molto giovane, però è stato un traguardo difficile e che l'abbiamo raggiunto con sudore e sacrificio, ogni tanto comunque anche con Falcone che adesso è qui con me, ci siamo ritrovati a vincere lo scudetto insieme. Quando ci becchiamo parliamo, ne parliamo spesso e siamo molto contenti. È stato comunque un torneo lungo e difficile, poi abbiamo avuto tanta paura, però quando diciamo che la cosa che mi ha fatto scattare che potevamo vincere questo scudetto è quando Falcone ha parato rigore a Capezzi in semifinale contro la Fiorentina. Gli ho detto allora ce la possiamo fare e così è stato. Capezzi non l'ha ricordato, ora mi ha fatto venire in mente e io lo ricorderò presto. Siamo all'inizio, non possiamo ancora sapere cosa succederà. So solo che diciamo che il mio obiettivo è dimostrare ai compagni, alla società, al mister di finalmente di essere da Sampdoria e sicuramente ce la metterò tutta.